Sfida al mondo dei vegetariani, quella di oggi, pensata dalla nostra Elenia Bazzacco, la nostra Masterchef che già ci sta aspettando in cucina. Oggi Elenia si è inventata, pensate un po', un hamburger vegetariano, dove al posto del classico hamburger di carne c'è un hamburger fatto con i fagioli cannellini. E la seconda ricetta di oggi invece sapete cos'era? Una vera e propria golosità, dei muffin allo yogurt. Però vedo negli ingredienti che il burro non c'è. E questo insomma ci fa anche piacere visto che dobbiamo rimetterci in forma, eh? Allora io adesso ho la mia borsa della spesa, mi preparo e dopo corro subito da Elenia. Ma buongiorno, buongiorno Christian. Ciao. Come va? Sì. Come stai? Bene, 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 dai. Qua vedo sempre una meraviglia, ascolta. Grazie. Oggi abbiamo una sfida vegetariana. Mi servono, perché la spesa la faccio io, 420 grammi di fagioli cannellini. Grazie mille Christian, grazie. Alla prossima. Buona giornata. Ciao, ciao, buona giornata, ciao, buon lavoro. Ciao. Ciao. Ciao Alberto. Ciao. Allora, per oggi ci serve lo yogurt perché faremo dei muffin. 250 grammi. Certo. Ah, oh, che meraviglia. Una cubetta di yogurt. Grazie. Ciao Cristina. Ciao. Ciao, come stai? Bene, anche tu splendida forma, buon proseguimento. Insomma, dai, si sta bene con siamo questo clima. In pieno gennaio. Sì. Ascolta, vedo che è esattamente quello che mi serve, gli avocado. Eh sì, buono. Questa volta facciamo uno strappo alla regola. Noi siamo sempre per i prodotti di stagione, i prodotti del territorio, ma per questa ricetta ci serve espressamente l'avocado. Quindi due, proprio due. E poi prezzemolo. Sì. Ah, meraviglioso. Ah, guarda che bello. Ah, che spettacolo. Grazie Cristina. Ciao Anna. Allora, noi adesso andiamo in cucina da Elenia, la nostra spesa ciao, l'abbiamo Elenia. Fatta. Ciao Elenia, ciao, ciao. Ciao. Arrivo subito. Ciao. Buongiorno a tutti. E ben ritrovati da Chiacchiere in Cucina. Nuove ricette, nuove puntate. E nuove frittelline. Sì. Ecco la spesa intanto. Siccome so che tu arrivi sempre un po' stanchina. È sempre un po' affamata. Esatto, ce ne sono con la crema o con l'uvetta? Con la crema, io voglio proprio quelle piene di crema. Allora prendo una. Sì, vai. Vado. Questa è l'uvetta però, Sì, ma non ce ne sono più la crema. Ah, le hai già mangiate. Tu le hai già mangiate, dai. Allora io vado a conoscere okay. le ospite di oggi. Iniziamo bene. Iniziamo anche con un nuovo look, vedo. Visto? Sì. Santa Frangia. Anche perché sì, non avevamo visto i tuoi selfie in sul profilo. Ma oh, vabbè. Dai, il caffè è pronto, vai. Queste le tengo qui però, Vado. Ok. Vediamo tra un po'. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Buone, Lo so che sono buone. La sua indole è decisamente istrionica, ma ciò non gli impedisce di interpretare personaggi drammatici con pathos, vero? Benvenuto Andrea Pennacchi, attore teatrale, benvenuto a Due Chiacchiere in Cucina. Grazie, sono molto contento di essere qua e non vedo l'ora di cominciare. Sì, ecco, allora facciamo una premessa. Tu eri convinto di cucinare assieme alla nostra Elenia Bazzacco, cosa? Ma io ero venuto con la mia ricetta per il cinghiale fritto. Il cinghiale fritto. C'è questa cosa del cinghiale fritto. Ho convinto. Ascolta, secondo me ti ci vuole un goccio di caffè per rinsavire. No, non sarà cinghiale fritto, sarà qualcosa di un po' più leggero sicuramente. E poi sicuramente più buono del cinghiale fritto, dai. Fritto è buonissimo, però sono certo che sarà buonissimo anche la nuova proposta. Ascolta, attore teatrale, tra l'altro io so, ho saputo che a breve ti vedremo anche su Rai 1, si può dire, in sì, Rai per una fiction molto importante dove interpreterai anche... interpreterai il direttore di Europeo.
Sì, sulla la fiction sulla vita di Oriana Fallaci, grande giornalista, mia preferita. Sì, è un'occasione, nel senso io non sono, sono attore di teatro, per cui quello è il mio, la mia capotidica. Ecco. Tu nasci in teatro. Nasco in teatro. Esatto, con Gigi Dall'Aglio tu hai lavorato, sì, con, sì, sì, hai avuto, recitato con Corrado Pani, giusto? Sì, io ho avuto l'enorme fortuna, il privilegio, insomma, di lavorare con Gigi Dall'Aglio, è stato il mio maestro, sia come regista che come attore. E poi anche ho incontrato personaggi come Corrado Pani, credo l'ultima regia in cui ha recitato lui. Personaggio straordinario, un pezzo di storia del teatro italiano. Guarda che ci dovrai raccontare tutto. Io volentieri sono qua. Tra l'altro io so che tu hai anche fatto tanti progetti con i ragazzi nelle scuole, anche nelle carceri, quindi approfondiremo cucinando un cinghialino fritto. No, dai, sono qua. Allora vedi che c'era il cinghiale fritto, vedi che c'era. È una sorpresa solo per te. No, dai, allora adesso ci prepariamo e poi andiamo dritti da Ilenia. Un minuto di pubblicità prima però, Ilenia. Buongiorno. Ciao. Andrea, ciao. Pennacchi. Piacere. Ilenia Bazzacco. Piacere mio. Hai visto, allora, che ti ho portato? Attore, sì, teatrale, è stato anche in televisione, sarà molto, in televisione. Infatti mi sembra già di averti visto. Oh, che bei grembiulini. Andrea, giallo verde? Giallo. 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 Colore del sole, vai. Sole. Prego. Il colore della nostra cucina. Eccomi qua. Allora, come sei messo con il cibo, con la cucina? Io amo molto il cibo, amo molto la cucina, amo mangiare, ma amo bere con gusto. Volevo credo... cucinare cinghiale fritto. Volevo cinghiale fritto, si può? Sì, mi manca il cinghiale, però possiamo cercare di riproporlo, ma... Dobbiamo rinvitarlo, no? Ospite di nuovo. No, eh beh, certo. Perché adesso... non è che ci sia proprio tanto di cinghiale. Allora, cosa facciamo allora? Facciamo degli hamburger vegetariani. Proprio giusto per te, guarda. Perfetto. Secondo me, se, giusto. Benissimo, ho pensato, sono molto giusto, contento di questa cosa. Io adoro i hamburger vegetariani. Ilenia, beh, vai con gli ingredienti. Ma andiamo, dai, con gli ingredienti, allora. Prendiamo velo pietoso. Sì, un lenzuolo. Gli ingredienti per gli hamburger vegetariani sono: per gli hamburger 420 g di fagioli cannellini, mezzo limone, un pizzico di coriandolo, un pizzico di cumino, un ciuffo di prezzemolo, 100 g di cornflakes, pan grattato se necessita, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Per la salsa l'avocado, 2 avocado assolutamente ben maturi, 200 g di yogurt greco, succo di mezzo limone, mezza radice di zenzero fresco, sale e pepe e pane. Adesso ti metto subito al lavoro. Allora, per prima cosa, ti faccio tritare il prezzemolo. Il prezzemolo è il mio secondo nome. Andiamo. Vai. No, occhio alle dita che... Lo prendo così. Sai già come utilizzo. Così, no? Sì. E taglio così. Sei... ho già perso una luce. No. Andiamo. Ascolta, Andrea, raccontaci, sì, un po' di te invece. Come hai iniziato a fare l'attore? Qualcosa che volevi fare fin da piccolo? A dire la verità no. Di solito è così, ma io in realtà, scusa se non ti guardo, ma ho il timore di tranciarmi di netto. Non sai due cose, è uomo. Sono uomo, non sono multitasking, diciamo, ecco. Io in realtà faccio tutt'altro, perché ho studiato per fare il pilota, ho fatto l'accademia militare, sono venuto via e... Quindi un percorso completamente diverso, completamente diverso. L'attore poi con una personalità così stonica come la tua, così, sì, sì, pensa come avrebbe comunicato con l'attore di controllo. Sarei stato un pilota straordinario, cioè avrei causato dei problemi, infatti l'ho capito e sono venuto via. E quando sono tornato a Padova, perché sono stato abbastanza distante per un po' di tempo, ho iniziato a fare un laboratorio di teatro al TPR, il Centro Universitario Teatrale. E da lì è partito questo amore folle che mi ha portato verso tutt'altri lidi. E ho cominciato a fare teatro. Esatto, tu tra l'altro tra i tuoi progetti c'è anche un progetto molto interessante con il carcere Due Palazzi di Padova, giusto? Sì, sì, sì. Purtroppo quello adesso è terminato, però per sei anni. È durato sei anni? È durato sei anni. Il TAM, Teatro Musica, che da vent'anni aveva un progetto al Teatro Carcere, di Teatro Carcere, mi ha invitato a collaborare con loro. Io sono andato tremando perché era un'esperienza completamente nuova, si entrava Simone in questo
questo mondo che insomma è quello del carcere, che con tutte le durezze che puoi immaginare. Certo. Però è stata un'esperienza straordinaria, straordinaria, veramente. Ti interrompo un attimo. Prego. Per seguire quello che sta facendo Ilenia. Semplicemente tolto la polpa dell'avocado, esattamente. Adesso andiamo a spremere il succo del limone, che metà ci servirà poi per l'hamburger e metà appunto per essere inserito all'interno della salsa all'avocado. Io sto sminuzzando questo prezzemolo che ormai è a livello... Ormai è polverizzato. È polverizzato. Mettilo lì. Perfetto, lo metto deve qui. Deve essere assolutamente ben sottile. Beh, ma lo sapevo bene, era per quello che stavo seviziandolo. Sì. Allora, all'interno del cutter, praticamente del contenitore, andiamo ad aggiungere i fagioli cannellini. Ok. Qua c'è l'asciugamano. Un po' più grandino perché appunto abbiamo bisogno di più spazio. Qui adesso noi abbiamo le quantità così, naturalmente esattamente un po' ridotte. E poi andiamo a frullare, mi sposto di qua. Quindi si frulla tutto? Si frulla. Ma Andrea, tu hai anche interpretato personaggi di vario stampo, nel senso, comunque. Dalla tragedia greca ad altro. Tutto quello che si poteva fare. Fammi un elenco di personaggi. Volentieri, personaggini meravigliosi. Mi faccio un'idea. Ma diciamo, ho iniziato standard, nel senso ho cominciato a fare personaggi in parte, ho lavorato con lo stabile, ho fatto... appunto personaggi di commedie, molte commedie scritte da autori veneti del Novecento. Poi pian piano però ho sviluppato questa passione per la scrittura. E Shakespeare? Shakespeare lo adoro, è la base di tutto quello che faccio. Ho avuto la fortuna appunto di iniziare con Gigi Dall'Aglio e abbiamo lavorato con lui sulle Comari di Windsor, su altri testi shakespeariani, abbiamo lavorato su Pirandello. A te cosa piace di più, personalmente? Personalmente, allora, in questo momento la cosa che mi piace più è scrivere i miei testi. Quella è la cosa che mi permette di rubare a Shakespeare, a Omero e di mettere... Guarda, non sembravi così serio però. Non volevo essere serio. Presto, facciamo delle cavolate. Cosa devo fare ancora? Sei il posto giustissimo per fare le cavolate perché noi qua ci vediamo. Sono un grandissimo sous chef. Si pulisce, perfetto. Con cosa, guatero, con cosa pulisco? Ecco, così. Bravissimo. Vedi che brava? È bravissima. E via. L'ho scelta io. Ha fatto lui il casting. Ha fatto il casting. Sì. Tu l'hai vista, Ilenia, Masterchef? La verità, no. La verità, no. Perché, ma più che altro perché, non, come si dice in questi casi, non ho tempo di guardare la televisione. Certo. Allora, bando alle ciance, perché sennò qua cominciano già i cartelli minacciosi di meno chiacchiere cucinate. Allora, abbiamo passato la polpa di fagioli cannellini all'interno di una ciotola. Okay. Abbiamo messo il prezzemolo tritato. Tu hai visto che non l'abbiamo messo a frullare insieme. No, infatti l'avevi messo dopo. L'abbiamo tritato insieme. Quello era pepe, l'ho visto. Questo era pepe. Devo farvi vedere che so. Ci ha messo anche il sale. Ci ha messo anche il sale. E adesso andiamo a profumare con praticamente coriandolo e cumino. Ok, non esageriamo come sempre. Questi sono già stati tostati. Ah, li schiaccio così. Allora, aggiungiamo... In questo caso, oltre all'avocado e al succo di limone, lo yogurt. Yogurt greco. Ok. Meraviglioso, tra l'altro. Sì. Mi piace da morire. Praticamente questa salsa va a sostituire la parte di maionese. Quindi ti togliamo anche questo gusto. Grazie, sei molto gentile. E andiamo a frullare. Cioè, dopo la maionese vegana che hai fatto... Esatto. In una delle nostre prime puntate. Ma noi ci stiamo tenendo semplicemente perché stiamo aspettando il carnevale, no? Ma lo capisco perfettamente, ma proprio quando arrivo io dovete tenervi. Noi lavoriamo d'anticipo, guarda, se vuoi. Brava, vai. Noi stiamo già lavorando un po' dietro le quinte per il carnevale. Noi abbiamo Daniela che ci vizia, no? Questo è un pensiero carino. La devo mescolare dentro. Sì, mescoli. La mangio. Okay. Allora vai a inserire. Vado a inserire. Un po' di. Regoliamo anche in questo caso di sale. Là. Proprio vedere. Ecco, vabbè, dai, passiamo oltre. Allora ancora un po' di pan grattato per raggiungere la consistenza. La quantità del pan grattato, se voi avete osservato nell'elenco degli ingredienti, non l'ho messa proprio perché bisogna vedere l'umidità appunto necessaria, giusto? Infatti, è un bellissimo allenamento. Dopo le feste, tornare in palestra così è meraviglioso. Che sei un grande frequentatore. No, oh, ma io la palestra. Infatti, ci siamo visti in palestra. Ecco dove ci eravamo visti, in palestra, certo.
Allora, vediamo adesso cosa bisogna fare. Allora prendiamo un pezzettino di zenzero fresco. Che fa benissimo, tra l'altro, lo zenzero è buonissimo. Mi le vai a sbucciare. Ma con grande gioia. almeno hai finito. Lo abbiamo finito quella roba lì, adesso posso fare qualcosa. Ah, perché ti ho visto un po' in difficoltà e quindi... Grazie. Qua. Dove lo sbuccio? Qui, ecco. Voglio proprio vedere come fai a fare questo hamburger, cioè sono curiosa perché... Quindi tu compri sempre gli hamburger, quelli già confezionati, non te li fai mai tu da sola? Non stavi parlando con lui, no? Io li faccio sempre a mano. No, lascia perdere questa storia degli hamburger perché ultimamente ci stiamo sfogando a casa. Sì? Sì, basta, no, proprio... Allora, prendiamo Sentiamo. La placca del forno. Spero di no... Aspetta, dove possiamo... Non è che tu possa magari gentilmente, Anna, magari fare un po' di spazio? Sì, padrona, subito. Grazie. Subito. Sì, perfetto. Ti prendo la grattugia. Mi devo guadagnare il pranzo oggi. E mi vai a grattugiare un po' appunto di zenzero. Eccoci. Un grattugio qui o...? Sì, beh, puoi grattugiare lì e poi andiamo insieme. Chiamatemi quando c'è il momento clou, vero? Io devo vedere. Qua. Allora, sbricioliamo leggermente, grossolanamente, i cornflakes, che non devono essere assolutamente zuccherati con il cioccolato. No, giuro. Semplici proprio, quelli da dieta proprio. Andiamo a prendere un po' di composto e andiamo a formare appunto... L'hamburgerino. L'hamburger. Vedi? Guarda. Vedi come si fa? Naturalmente noi dobbiamo sempre... Dobbiamo sempre fare attenzione naturalmente di avere la dimensione in base al panino, ok, dell'hamburger, perché dovrebbe fuoriuscire almeno di mezzo centimetro. Ah. Noi abbiamo dei maxi zoccoletti e quindi noi andremo a fare appunto un hamburger medio, poi andiamo appunto a tagliare il pane. Quindi 180 gradi poi. Vedi, quindi per soddisfare la vostra voglia di hamburger, però sano, sì, rifatevi a questa ricetta. Quindi 180 gradi, sì, inforniamo. Li vediamo ben cotti, sì. No, perché comincio a avere un certo languorino qui, Ilenia, quindi... Ti è bastata la frittella e il caffè? È aperto proprio la strada, cioè sai, sì, quando non hai fame, però mangi quella così e poi mangeresti i frigorifero. Le frittelle sono la prima pietra della slavina che poi... Bella questa cosa! Sono poeta. È vero, un poeta. E quanto sta in forno? Finché li vediamo ben dorati, a metà circa, quindi dopo circa 10 minuti più o meno, li andiamo a girare. Ventilato, in questo caso ventilato, mettiamo giusto un filo di olio sopra. Per farlo un po' dorare? Sì. Ok. Ok. Mi piace questa cosa, vedi? E poi andiamo in forno. Ci vorranno circa, dopo dipende anche dalla grandezza, circa 15-20 minuti. Controlliamo, a metà circa andiamo naturalmente a girarli. E allora, mentre loro stanno in forno, dormono... E noi facciamo altri? No, noi facciamo altri per... Io salivo nel frattempo. Allora, noi ci prendiamo un minuto per scoprire una delle eccellenze del nostro territorio. Aspettateci. Oggi portiamo l'eccellenza sulla nostra tavola, l'abbiamo promesso e manteniamo le nostre promesse. Con noi c'è Paolo Menapace, buongiorno. Buongiorno a lei. Presidente della Strada del Vino di Soave, territorio in provincia di Verona, nel Veneto. Presidente, intanto benvenuto nel nostro salottino di due chiacchiere in cucina. E poi grazie per averci portato tutti questi buoni prodotti. Non manca niente, c'è il vino, c'è il formaggio. Il dolce, poi questo prediligo io. Ci racconti un po' questi prodotti, la varietà di questi prodotti e la terra da cui arrivano. Già che siamo in cucina, diamoci innanzitutto del tu. Ci diamo del tu. Più facile, va bene. Diamoci del tu allora. Allora parliamo subito di un formaggio che è il formaggio Monte Veronese. Qualcuno dice Monte Veronese perché viene dal monte, non è che deriva dal monte, deriva dalla parola mungitura, perché in dialetto si dice monta. Ecco perché Monte Veronese. Ma sai che io sono veronese e non lo sapevo neanche io, ignoranza totale. La monte diventa dalla mungitura, Monte Veronese mungitura. Ci sono uno addirittura in presidio sulla food, ci sono due tipi praticamente di formaggio. C'è quello d'allevo, giovane, che può essere mangiato subito. Poi c'è invece quello, questo, che è in presidio sulla food, questo ha minimo 90 giorni. Dopo domani non si può vendere, ma proprio può essere anche invecchiato. Addirittura
può essere anche poi grattugiato, usato dopo 24 mesi. Insomma, tutte le stagioni del Monte Veronese praticamente. La migliore è quella fatta con latte di malga, però. Dà un profumo, dà un profumo e un colore anche più giallo, proprio dato dai fiori, dato dalle erbe. Ma sai Paolo, io gioco in casa perché sono veronese, quindi questi allora, prodotti conosci, conosci bene il territorio. Poi abbiamo da 25 anni ormai che anche Soave è nato un piccolo prosciuttificio, adesso noi facciamo anche il prosciutto Soave con tutti i maiali nazionali, cosce nazionali, e veramente abbiamo del prosciutto ottimo. Minimo 12-18 mesi di stagionatura, abbiamo il prosciutto e anche il culatello, da 7-8 ore abbiamo anche il culatello, perciò sono già prodotti che si possono. Inoltre il vino non ne parliamo perché il vino ne abbiamo. È il principe. Abbiamo il primo vino a denominazione di origine controllata garantita, che è il Reggiotto di Soave, che ha già quest'anno 17 anni, perché è dal 98, perciò sono 17 anni quest'anno che ha la denominazione di origine controllata garantita. Ed è abbinato alla Reggiottina, che è il dolce fatto con il Reggiotto. Ma che meraviglia! Perciò abbiamo anche dei panifici soci, oltre a questo fanno il pan biscotto, che il pan biscotto è una tradizione poco veronese, ma molto padovana, molto vicentina. Ma siccome la Val d'Alpone, sapete che la diocesi è di Vicenza, sì, ecco che c'è la tradizione ancora del pan biscotto. Insomma, il bello è proprio questo, il fatto di avere in un unico territorio tanti spunti gastronomici, esatto, che derivano dalle tradizioni, che in questo modo, grazie anche al lavoro che voi fate, ed è giusto dirlo perché noi siamo qui apposta, stiamo a promuovere i prodotti del territorio, ad abbinare al territorio. E questa è una cosa bellissima, visto che quest'anno poi è un anno particolare, c'è anche l'Expo, quindi speriamo, speriamo questa deve essere portabandiera, deve essere portabandiera. Speriamo che vada bene. Poi non dimentichiamo che abbiamo anche l'olio. Abbiamo l'olio DOP Valpolicella, prodotto sulle colline, perché l'olivo da noi viene sopra i 170 metri di altitudine. Ma quante cose buone Paolo! Allora, adesso noi dobbiamo ritornare in cucina, però so che ci vedremo anche domani, dopodomani, o no? Volentieri, eh? Volentieri! Dai, ci torno a trovare! Ci vediamo! E allora adesso ci vediamo in cucina! Grazie! Grazie. Eccoci rientrati in cucina! Andrea, nella mia posa da oste in attesa. È lì che fa la guardia. Vedo, sono interessanti, sono diventati molto interessanti. Guarda un po', vedi. Te l'avevo detto di non essere ostico. Che carini. Ma non ero ostico. Oste. Che oste, era un oste. Posso fare si sprecano le battute qua. Ah, non ho parole. Non ho parole. Ho trovato pane per i miei denti. Potremmo continuare per ore, ma non vogliamo toglierti il ruolo. Vai, vai, no, vai. No, no, ma ci mancherebbe. No, 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 io faccio da spettatrice, volentieri, questa allora, volta. Allora, continuiamo. Guarda che belli hamburgeroni, però sono meraviglia. Belli dorati così, che prima erano un pochino... Beh, certo, allora, la cosa ideale sarebbe appunto di portarli in temperatura, cuocerli, asciugarli più che cuocerli per a 180 gradi, e poi magari volendoli un po' più croccanti dare un 5 minuti di grill. Ma posso dire una cosa? Che questi hamburger vegetariani fanno gola a un carnivoro. È vero, posso testimoniare, assolutamente. Dai. Allora togliamola, mettiamola dentro di nuovo un attimino e dopo ricordiamoci. Hamburger, allora, hamburger, hamburger. Oh, prego. Questo lo posso fare. Dai. Questo è una delle cose che... Un bel paninozzo, un bel... senti, allora, uno che magari lavora può anche portarlo, senti, al lavoro questo, che... no? Eh sì. Cioè, veloce. Sì, anche perché è comodo. Che bel pane. Dai, taglia, dai. Goloso. Pane. Ah, questo pane appena cotto, così... Beh, l'ideale meraviglia sarebbe fare il pane in casa. Il che pane poi in casa. Vero? Ma adesso c'è tanta gente che magari ha quelle... Adesso abbondiamo, macchine, no? Sì, fanno sì, il sì, pane. Tanta salsa, tanta. C'è questo pseudo guacamole. Pseudo guacamole, mi piace. Mi piace, mettiamo dappertutto. Facciamo finta che sia maionese? Facciamo finta che sia maionese. No, pseudo guacamole secondo me rende di più, anzi io suggerirei di cambiare. Poi fa molto bene alla salute perché no, questo ha le calorie buone. Bravo. Non ha le calorie cattive, ha le calorie buone. Questo l'ho studiato. Ha studiato. Che bravo. Allora, in questo caso mettiamo l'hamburger, quello un po' più... Ciotto. Eh sì, che carino, che simpatico. Ciao. Allora, volendo possiamo mettere anche... Dai, tanto abbiamo tutti questi. Quella adesso la sto mettendo. Ok. Allora, l'ideale sarebbe mettere anche magari uno, so, una fogliolina di insalata, giusto per essere in tema, del pomodoro. Ma noi, ma perché ce la mettiamo a fare l'insalata? Mangiamolo così. Appunto. Ma che brava la nostra
come lo presenta bene, hai visto? La. Bellissimo. Cioè, è chic anche l'hamburger vegano. E poi, scusatemi, ma è davvero chic. Pucciamo un attimino. Sì, no? Beh, infatti uno poi dispiace mangiarlo, perché è così bello da vedere. A me che lo staresti, ecco, volevo fare una volta. Ascolta. No. Ecco, ho rovinato. Guarda, spettacolare. Che meraviglia. Questo. Togli l'avvocato, togli l'avvocato. Sì, stavolta ci siamo presi comunque uno strappo alla regola, perché noi utilizziamo sempre prodotti sì. assolutamente di stagione, meglio se a chilometri zero. Questo è il nostro piccolo strappo alla regola, l'avocado. Beh, ma dicevamo, no, è un avocado della del Piave. A sinistra del Piave. Ah, ecco, avocado sì. del Piave è famosissimo. Sì, sì, è proprio tipico. E allora cosa ci beviamo? Cosa ci beviamo con questo hamburger di fagioli cannellini? Lo scopriamo subito. Grazie Anna e grazie anche Ilenia per questo bellissimo e buonissimo piatto. Quindi parliamo di questo hamburger di vegetariano di fagioli cannellini, di cui andremo a abbinare al nostro soave classico superiore Castelcerino, un vino bianco che arriva proprio da questa denominazione che è il soave, ottenuto da un'uva tipica del territorio veronese. Quindi parliamo della Garganega in purezza. Un vino bianco, fresco, molto minerale, sia dal profumo che dal colore vediamo già la sua freschezza, questo giallo pallerino, però al naso ci regala queste note di frutti bianchi, della mandorla amara e soprattutto la mineralità che andiamo a riscontrare al palato. Sapido, fresco, con una buona morbidezza, perfetto con questo abbinamento, con l'hamburger vegetariano. Signore, vi auguro un buon pranzo e al prossimo abbinamento. Al nostro appuntamento dedicato alla corretta alimentazione con il nostro Giovanni Mastronardi, tecnologo alimentare dell'Istituto Recuaro Terme, Istituto Alberghiero. Buongiorno. Buongiorno. E ben ritrovato. Buongiorno. Giovanni. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo della frutta esotica. Ah, giustamente, abbiamo l'avocado. Sì, abbiamo diverse tipologie di frutta, le più comuni abbiamo anche l'avocado, quindi l'ananas, quindi sono frutti che vengono insomma in qualche modo commercializzati anche più spesso ultimamente, negli ultimi anni, provenienti soprattutto dalla parte equatoriale, Sud America e anche dall'Africa. Sono frutti con delle elevate proprietà nutrizionali, perché? Perché sono molto ricchi di vitamine soprattutto idrosolubili, cioè sono solubili in acqua, sono frutti ben idratati, quindi hanno anche un buon contenuto di acqua, soprattutto sono frutti ben destinati alla preparazione di cocktail, poi anche durante i periodi estivi quando fa molto caldo, e soprattutto anche sono molto ricchi di sali minerali facilmente anche biodisponibili, quindi facilmente assorbiti dal nostro sistema di assorbimento. Sono frutti comunque molto ricchi di polifenoli, sono molto ricchi di antiossidanti, quindi si consiglia il loro consumo. E tra l'altro hanno anche un'attività anche antitumorale, quindi ovviamente, visto che sono molto ricchi di antiossidanti, sono spesso consigliati lontano dai pasti, però anche durante gli spuntini, perché noi dobbiamo ripartire anche la nostra alimentazione anche durante gli spuntini. Ma la ovviamente. Frutta esotica non sì. è che appunto arrivando da un paese lontano, noi sai, promuoviamo sempre comunque se possibile il chilometro zero proprio per sono evitare. Sono frutti che provengono dai paesi caldi, quindi sono frutti anche molto deperibili, quindi anche per la conservazione sicuramente i controlli ci sono, però ovviamente noi dobbiamo anche conservarli in frigorifero, lontano dalle fonti di calore, perché ovviamente fermentano anche subito, facilmente. E sono frutti comunque che hanno ottime proprietà nutrizionali, visto anche la colorazione, ricca anche, ripeto, di polifenoli, quindi anche tutti i nutrizionisti consigliano il consumo. Ovviamente sono anche presenti molti zuccheri, quindi dobbiamo stare anche attenti per chi soffre di malattie da civilizzazione, chiamate l'obesità o il diabete. Malattie di civilizzazione. Civilizzazione sono malattie ovviamente che crescono, nascono nei paesi industrializzati, dove c'è il benessere.
e quindi è molto importante cercare anche di capire che sono anche presenti molti zuccheri semplici, in particolare glucosio e fruttosio. Sembra quasi un paradosso che nell'era appunto dove si trova tutto il cibo necessario, alla fine ci siano dei problemi di cibo, cioè legati appunto al consumo di cibo, esatto. È quasi un paradossale. Ecco, una cosa velocissima per quanto riguarda invece prima di consumare questi prodotti, magari hanno più pesticidi oppure noi non lo sappiamo, cosa dobbiamo fare? Magari allora, sarebbe carbonato? Sono sicuramente certificati, perché ovviamente tutti quanti i prodotti che provengono dall'estero devono avere un certificato fitosanitario, quindi ecco, i controlli ci sono, quindi tranquilli. Però, esatto, però ecco, lavarli ovviamente prima del loro consumo e poi i problemi ovviamente non ci sono perché i controlli sono sicuramente molto rigorosi. Beh, allora già è una cosa molto positiva questa, no? Perché tante volte leggende metropolitane strane. Va bene, dai, allora grazie mille Giovanni, noi naturalmente ci vedremo alla prossima puntata e adesso ci rivediamo in cucina da Ilenia. Eccoci tornati in cucina, Ilenia, il nostro Andrea Pennacchi, il nostro attore teatrale. Ci stiamo divertendo un sacco. Sono prontissimo. Io so, cioè, è fantastico. Adesso andiamo ai dolci. Per cui, vai, adesso andiamo ai dolci, vero Ilenia? Sì, faremo un muffin con di base appunto della farina integrale e della farina 00, con lo yogurt, nessun burro, nessuna parte di burro, bene, quindi, bene. Ma solo olio. Ci riprendiamo bene prima del carnevale, vabbè, quindi. Cioè, ma tornerai per e sì, che no, ti no, vogliamo voglio, bene. Voglio una puntata di carnevale, per favore. Posso ok, avere? Grazie. Tornerai per carnevale. Grazie, grazie. Ok, allora, anche Pasqua va niente, bene. Anche Pasqua, basta che okay, si vada a mangiare. Dai, diciamo gli ingredienti, sì, che così riusciamo a capire cosa andremo a fare. Ilenia. Okay? Gli ingredienti che ci occorrono per i muffin sono 170 g di farina integrale, 140 g di farina 00, 15 g di zucchero di canna più quello per la superficie, 4 cucchiaini di lievito per dolci, 2 uova, 125 g di olio di semi di arachide, 250 ml di yogurt al naturale, la scorza grattata di un limone, confettura di prugne, un pizzico di sale e granella di zucchero. Allora, io avrei bisogno per il 2017 più o meno, se tu mi riesci a setacciare le due per farine. Per il 2017 te lo garantisco, partiamo grazie, subito per evitare mentre il 2018. Mentre io mi preparo, esatto. Allora, faremo due preparazioni per il momento che poi andranno unite, unite insieme. Si preparano prima le parti appunto solide, quindi le farine, e nell'altra parte i liquidi, ok? Perfetto. Poi i liquidi andranno all'interno della preparazione dove ci sono appunto le farine. Sono proprio curiosa di questi muffin. Dai, che secondo me per il 2017. Ce la sto facendo, ce la sto facendo. Guarda. Ho fatto guarda, la premessa in effetti prima. Ascolta, ma Andrea, tu che sei un attore, sì, ci sarà. Ci puoi recitare qualche verso? Ma è connesso alla cucina, non so. Mentre settaccio? Mentre settaccio. Allora, dai, proviamo. È un esperimento mai provato prima, ci provo. Mentre settaccio. Mentre allora, settacci. Faccio Falstaff mentre settaccio. No. Sì, il problema è che lo farò mentre guardo la settacciatura, che è un problema. La settacciazione. No, lo faccio io perché gli esperimenti bisogna farli fatti bene, perfetto. Eccolo qua. Ecco, dov'è che guarda? Guardo lì, perfetto. Guarda il nostro Gigi. Questo è un pezzettino dell'Enrico IV. Falstaff sta parlando di un principe. Però se lo vogliamo mettere bene nei posti, bisogna metterlo in un bar veneto di quelli con l'arredamento anni 70, mai lavato dagli anni 70. Sai quei bar che metti il gomito sopra e quando no, lo togli la pelle si è tolta perché c'era una glassa di brancamenta. Quei bar lì. Del Capodanno di 15 anni prima. Esattamente. Tu ci entri per bere un caffè. Come entri, la prima roba che ti viene in mente è: perché sono entrato? Poi ordini il caffè perché dici, vabbè, acqua bollente, moriranno i microbi con tutta sta roba, dai. E cerchi di berla, no? Con quella cosa, cercando di toccare il meno possibile la così, tazza. Esatto. E c'è uno che ti fissa. È uno che è lì dalle 5 di mattina, è già al sesto brancamento a caldo, che vuole raccontarti una storia. Sono quelli che vogliono raccontarti una storia. Aspetta un gancio qualsiasi per attaccarti un discorso. Ma anche se non glielo dai, lui ti attacca un discorso. E fa delle robe del tipo: quel giovane non mi ama. E non si riesce a farlo ridere. Non... per forza. Non beve vino. Mai nessuno di questi pivelli morigerati che mi riesca bene nella vita. Perché è tutta l'acqua che bevono, tutto il pesce
l'esso che mangiano, che gli viene la clorosi maschile, che nel testo in inglese è la green sickness, che è una malattia che colpisce solamente le donne in età adolescenziale, quindi anche sessualmente questo. Capisci tutto. Di solito sono dei cretini o dei vigliacchi, che vale anche per me, se non fosse per tutti gli infiammabili che bevo. Un buon bicchiere di vino ha due qualità principali. Prima, mi sale alla testa, caccia tutti i pensieri stupidi, torbidi, e poi scende ed esce dalla lingua, che fa da levatrice, diventa spirito eccellente, e questo spirito viene dal vino. La seconda qualità di un buon bicchiere di vino sta nel riscaldamento del sangue, che prima scorre lento, tardo, passa per il fegato, lo lascia bianco, che è il simbolo stesso della codardia e della pusillanimità. Ma quando il vino lo scalda, il sangue corre dall'interno all'esterno, arriva alla faccia che si illumina come un faro, diventa bella, rossa, e tutti gli spiriti corporali si radunano davanti al cuore che fa da capitano, e con un seguito simile il cuore può fare qualsiasi atto di valore, dal che ne consegue che tutta la sapienza del mondo non è niente senza un buon bicchiere di vino, che tutta la conoscenza marziale del mondo non è niente, è come un tesoro su cui sta seduto il diavolo a guardia finché non arriva il vino e lo lava via. Se io avessi 1000 figli, il primo principio umano che insegnerei loro sarebbe quello di abbandonare le bevande analcoliche e dedicarsi al vino. Beh. E passiamo alla setacciatura. Grazie. È incredibile, bravissimo. Mentre setacciavo, quello non è mai stato fatto. Cioè, una cosa... un uomo riesce a fare effettivamente due cose. Sono bitasking, come si dice. Bitasking, fantastico. Ok, ritorniamo. Ho setacciato lento. Ritorniamo avanti. C'era però, diciamo che dai. No. Insomma, qua abbiamo la nostra cremina. Sì. Cioè, nel senso. Scorza del limone. Scorza del limone. Uova, no. Yogurt, no. E olio, okay, per il momento. Esatto. Diamo le nostre farine. Sì, ho messo anche i 4 cucchiaini di lievito qui. Ok. Ok, andiamo a setacciare tutto e mescoliamo leggermente, quindi farina integrale, farina 00 e lievito. Perfetto. Non usiamo lieviti strani questa volta. No, lievito. Ecco. Lievito. Cioè, sempre mano in tasca, togliamogli la tasca. La posizione è da oste. Questa cosa mi piace. Ora però, cosa mi porto? Quelle cose. Traduciamo per gli amici che ci seguono dalle altre regioni. Allora che cosa cliente. Mi porto? Con la dizione. Allora, non dobbiamo mescolare troppo, lo lasciamo leggermente grumoso. Quindi il segreto è non mescolare troppo. Non troppo. Vedi? In questo caso. Adesso ho capito, adesso mi verranno benissimo i muffin. Quando intanto hai setacciato la farina, quindi hai già imparato una cosa nuova. C'è la cosa che scoccia di più alla fine, quella. Quindi poco. Guarda bene qualcosa, che poi a casa li devi adesso faccio qualcosa. Posso leccare il fondo? No, dopo. Una cosa che non so. Lei ama, lo so. È la cosa più bella questa tua amica, cioè, quando fai dolci è la cosa più bella, leccare il fondo della pentola, della... dopo sì, però così no, però quando hai messo tutto l'impasto lì mi sarei mai permesso di toccare l'opera del maestro. Io so che tu hai un metodo particolare per fare i... no, è un metodo comodo. Più che altro. Da questo possiamo toglierli, così poi sì. Anche io li metto qua. Allora, il porzionatore per il gelato, ce ne sono di varie misure. In questo caso abbiamo comunque già messo i pirottini all'interno, appunto, della teglia da maffi. Ne mettiamo mezzo. Okay. Mezzo. Non di più. Ok. Possiamo farli così semplici, oppure poco meno di mezzo, quindi ne mettiamo proprio poco, anche perché comunque è abbastanza solido. Ma dopo come composto. Loro, come fa? Aspetta. Ma perché il dolce ti rende... No, perché è una sfida questa dei muffin. Io ho provato 200 ricette diverse. Mettiamo al centro un po' di marmellata e poi ricopriamo. Così all'interno, poi noi, quando appunto il muffin è cotto, troviamo il cuore morbido. Ma sai, dietetico. Più del diavolo. Perché guarda. Il tortino al cioccolato con il cuore morbido è tutta un'altra storia. Io sono commosso comunque. Hai capito? Io ho provato un sacco di ricette per questi muffin, però non mi sono mai riusciti bene.
la prossima volta faccio questa, se non la mangiano li ingozzo tutti di muffin lo stesso a casa, quindi no, invece mi piacciono gli sti zuccherini, non è che si sciolgono in forno, no? No, questi no. Allora, la particolarità dello zucchero di canna sarà quello di dare una crosticina croccante sopra. Lo zuccherino è semplicemente una nota decorativa, poi alla fine. Ma che belli che sono. Perché il muffin è proprio bello come... cioè, è una chicca, è una monoporzione, un tortino. Concept. Che poi possiamo chiamarlo tortino, siamo in Italia. Ma sì. Chiamiamolo tortino. A parte che adesso come adesso è entrato abbastanza sì, comunque nelle terminologia quotidiana. Assolutamente, ecco. Anche i cupcake, sì. Una serie di cose. Poi vedi, poi ci sono anche varie altre presentazioni, perché poi li puoi servire sì. Direttamente lì. Che carino. Intanto questi sono in forno, noi poi andiamo a mangiarli. A creare anche quelli. A creare anche quelli, ok. Prima certo. Si crea, dopo si mangia. Okay. Lei ha fretta. È fretta. E allora per velocizzare il tutto noi ci prendiamo un minuto di pubblicità. Eccoci in cucina, sento un profumino, questi muffin. Siamo pronti. Apra, sesamo. E vai, meraviglia. Colata di caldo, di calore. Colata di caldo. Infernale. Chiudi che quindi li lasciamo dentro un altro sì. Po'. Belli loro, sì. Voglio che mi vengano così. Che simpatia. Sarà impossibile. Beh, adesso. Sai cosa mi piace di questo studio? Questa atmosfera di amicizia sì, vero, è bellissima, vero. È bello, voglio tornarci proprio. Ci tornerai. Ma noi ci vogliamo un sacco bene. Certo, adesso bisognerebbe aspettare un attimino, perché appunto sono un po' bollenti. Ne tiriamo fuori due o tre. Giù. Proprio bellini, sai. Davvero? Non ci pensavo brava. Così brava. Sì. Vero? Ma veramente, dai. Diremo che mi sono andati anche. Sì, è stata una fortuna. È andata certo. di lato B. Vorresti farlo di mestiere. Lo dicono sempre. Ecco. Te mi hai pensato di recitare. Esatto. Dai, mangiamoli. Aspetta, sono bollenti. Che le prendo. Vabbè, cosa c'entra bollenti? Non è importante. Ascolta, invece ragguagliaci sui tuoi prossimi impegni. Volentieri, perché siamo a ridosso di un debutto. Oh, bene. Facciamo... Sì, molto sì, bene. Facciamo... Quando, dove? Uno spettacolo sulla Prima Guerra Mondiale, si chiama Trincee. Ho la fortuna di essere accompagnato da Giorgio Gobbo, che è uno dei musicisti della Piccola Bottega Baltasar, da Vittorio Bustaffa, che è un illustratore. E debuttiamo il 23 di gennaio al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco. Teatro però. Bellissimo, piccolo ma meraviglioso. Che sono le cose più carine queste, sì, un po' ricercate sì, così. Un quindi po' casa nostra, diciamo. Magari è anche un'occasione per andare da quelle parti per vederti. Esatto. Tu hai un sito internet. Io ho un bellissimo sito internet che non aggiorno io, perché sennò non sarebbe aggiornato. Caratterizza anche un po' di modestia. Ma certo, la modestia è la mia prima qualità. È www.andreapennacchi.com. Ecco, così. Internazionale. Quindi abbastanza fantasioso anche come titolo. Beh, del resto sono un artista, cosa vuoi. Comunque ti vedremo in TV anche nella produzione appunto di Oriana Fallaci con Vittoria Puccini e poi anche prossimamente, ma molto prossimamente, anche con... 900. Con Favino, giusto? No, quello è Suburra di Sollima con Favino, però... Cioè, quindi ti vedremo un sacco. Cioè, lo spero. Allora guardatemi vogliamo... tanto. Oh, okay. Certo. Guarda, c'è anche hai già il... scritto? Sì, ci sono i nomi. Andrea. Quello lì grosso. Sì. Io vorrei questo qui. Quello più piccolo. No, ma è quello più cicciuto di... Ecco, e Anna con scritto The Very Best, che non sa chi l'ha scritto. L'hai scritto? No, non so chi l'abbia scritto, magari un fan. Anche perché lei è molto modesta. Proprio in questo studio. La modesta è anche la mia prima qualità. Allora, che cosa ci beviamo con questi muffin meravigliosi? Andiamo a scoprirlo. Subito. Grazie Anna, grazie Lenia. E con questo piatto, questo muffin allo yogurt, abbiniamo un recciotto, il recciotto di Soave, un vino dolce ottenuto da uve appassite. E qua parliamo di un'uva tipica del territorio di Soave, quindi della città di Verona, che è la garganega. Garganega in purezza, affinamento in rovere francese, di cui ci regala queste note al naso
di mandorla, banana e anche miele, quindi queste note dolce. Colore vediamo che è un bel giallo pagliarino, un giallo dorato intenso, ed è perfetto in questo abbinamento perché il palato è bello fresco, dolce, però comunque mantenendo un'ottima sapidità e freschezza. E a voi signore vi auguro un buon abbinamento e un buon proseguimento. Molto interessante questa puntata con queste ricettine, Ilenia? Siamo stati bravi. Complimenti. Per una volta devo farti complimenti. Assumo la posizione da oste per ricevere complimenti. Bravo, 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 chapeau. Grazie, grazie. Bravissimo, bravissimo. Bis! Allora, riassunto delle due ricette. Brevemente, allora, per quanto riguarda l'hamburger di fagioli cannellini, abbiamo frullato i fagioli insieme al succo di limone, abbiamo messo il prezzemolo tritato a coltello separatamente, abbiamo regolato di sale e di pepe e poi abbiamo aggiunto anche i semi di coriandolo e di cumino. Abbiamo composto praticamente l'hamburger e l'abbiamo panato, fatto una piccola panatura con i cornflakes. Li abbiamo irrorati con un filo di olio d'oliva e li abbiamo passati in forno a 180 gradi per circa 15-20 minuti, girandoli però a metà cottura. Per quanto riguarda invece la salsa, abbiamo ricavato la polpa dell'avocado, che deve essere maturo, mi raccomando, frullato con yogurt greco, succo di limone, regolato di sale e di pepe e all'ultimo abbiamo grattato appunto dello zenzero fresco fatto da lui. Buono. Abbiamo composto praticamente il panino con del pane comune o quello che appunto avete in casa. Per quanto riguarda invece i muffin, dolcetto, il nostro Andrea ha setacciato le due farine, recitando, quindi pasta, sottolineiamo. Le due farine, quindi farina integrale e farina 00, insieme al lievito, le abbiamo mescolate insieme, a parte abbiamo sbattuto le due uova con l'olio, la scorza grattugiata del limone e l'olio in questo caso e dello yogurt magro, mi raccomando. Abbiamo aggiunto lo zucchero e abbiamo assemblato senza mescolare in maniera omogenea, quindi lasciando un po' di grumi. Abbiamo versato nel pirottino metà composto appunto di impasto, un cucchiaino di marmellata, in questo caso, anzi confettura. Confettura, sì, esatto. Perché la confettura praticamente sono tutte le marmellate, mentre per quanto riguarda tutta la frutta, esatto, mentre la marmellata è solo di agrumi. Solo gli agrumi. Quindi mi scuso per l'imprecisione. Ti perdoniamo. Quindi, per questa volta. Grazie, grazie. Quindi abbiamo coperto con dell'altro impasto, spolverato con dello zucchero di canna, granellini di zucchero, passato in forno a 180 gradi per circa 15 minuti per quanto riguarda questi tipi di dimensioni, altrimenti sono dai 20-25 minuti se li facciamo grandi, appunto più grandi. Fantastico. Comunque tutte queste ricette e anche la puntata la potrete vedere a brevissimo sul nostro sito internet www.7goldtelepadova.tv e ricordatevi che abbiamo anche una pagina Facebook. Quindi mettete like e potrete vedere le nostre fotine nel backstage. Mi piacciono questi muffin perché c'è il peccato di quello senza il peccato, perché non c'è il burro, quindi sì, è un po' più un peccato, un po' più insomma da purgatorio, ecco, più che da inferno. Allora arrivederci, peccato. Alla prossima puntata, ciao. Scusa un attimo, aspetta. Scusa, questo me lo tengo io allora, quello più grande. Ci vediamo alla prossima.